Adesso parliamo di musica. Nuovo disco di Francesco Ricci. Uscirà a breve il vinile che il chitarrista di Corridonia ha realizzato in collaborazione con grandi nomi della musica internazionale. Vediamo. È un disco di alto livello, quello che Francesco Ricci ha appena finito di registrare e mixare, e Big Dream Tour rappresenta la seconda puntata dell'avventura sperimentale che il talentuoso chitarrista di Corridonia si appresta a concludere. Per l'occasione Ricci ha chiamato a collaborare al progetto grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Andrea Braido e Antonio Rigo Righetti, rispettivamente collaboratori di Vasco Rossi e Ligabue. Al basso Stuart Hamm, già con Satriani, e Steve Vai. Ma il colpo grosso l'ha fatto convincendo Tony Esposito a suonare le percussioni. Sì, proprio quel Tony Esposito che negli anni 70 ha contribuito alla nascita di quel blues metropolitano marchio di fabbrica di Pino Daniele e Bennato. 12 brani strumentali che escono per l'etichetta anconetana Cimba Record e che sono stati registrati, mixati e masterizzati sempre ad Ancona negli studi Melody Makers. 12 brani di rock progressive, come li definisce lo stesso Ricci. Qualche marcia la puoi sempre ripetere che ti piace di più, qualche sgarrato, sempre un po' di ritardo, sempre. La presenza di Esposito, che di quel periodo felice della musica italiana è stato protagonista, potrebbe far pensare ad uno sguardo indietro, ma conoscendo la curiosità e l'attitudine blues di Ricci, il termine progressive fa pensare più ad una ricerca in continuo movimento che mette in ballo aspetti e protagonisti che hanno contribuito alla formazione del musicista marchigiano. Il disco uscirà sia in versione CD che vinile 33 giri, sotto lo pseudonimo anglofono che il chitarrista ha adottato, Frank Ricci.